Ragazze! Non siete impazienti? Io sto davanti! Fammi posto! Sapete, io soffro tantissimo il mal d'auto. A te non dispiace se mi siedo davanti, non è vero, Rosina? Il mio nome è Daisy. Su, ragazze, diamoci dei soprannomi, sarà una bellissima gita! Viva la gita! Yuhu! Ho l'impressione che Tammy si sia integrata bene. Fin troppo, direi. Ma è impossibile che perda la scommessa. Durerà al massimo 2 giorni e poi vedrete chi ha ragione. È ovvio, ma se non ce l'avessi? Allora sarò costretto a tingermi i capelli esponendomi al pubblico ludibrio. Cavolo, sarebbe grandioso se a farlo fosse Tammy. Oh, ne puoi star certo. Signori, che ne direste di andare in gita anche noi, soli soletti? Yeah! Yeah! Bang bang! Wiggle wiggle! Si va in gita! Ecco, fatto! Che bel mostro! È un troll? Un goblin? Oh, ho capito! È uno yeti! Goal! È un pupazzo di neve, non si capisce! Credo sia difficile fare un pupazzo di neve senza la neve, lo dice lo stesso nome, sai? Neve, pupazzo? Allora vorrei che nevicasse, così potrei fare un vero pupazzo! Nevicare a Malibu? Non succederà mai! Perché no? La maestra di storia dice che i nativi americani danzavano per far piovere. Quindi noi possiamo fare lo stesso. Basterà inventarsi una danza della neve. D'accordo, ci sto. Facciamolo. Proveremo a far nevicare. Andiamo. Senza offesa, ragazzi, ma questa musica direi che... Ogni volta che qualcuno inizia una frase con senza offesa, vuol dire che l'offesa prima o poi arriva a destinazione. Questo è il mio ultimo concerto. Su, dai, non te la prendere. Sono sicura che migliorerai con la pratica. Senza offesa. Lo dicevo solo perché avevo in mente qualcosa di meglio. Ad esempio questo. E va bene, sì, lo ammetto. È proprio un gran bel pezzo. Mi sto divertendo un mondo. Ragazze, sono impaziente di farvi assaggiare la mia cucina. È roba da strapparsi i capelli. Sei stata molto carina a cucinare per noi. E a che servono le amiche se non a questo? Allora, care fanciulle, visto che siamo tre ragazze, che ne dite di un po' di gossip? I pettegolezzi non fanno per me. Che so, allora potremmo fare qualche discorso da femmine, tipo, non so, i gatti oppure gli unicorni. Prima però sarebbe il caso di mangiare una di queste. Mentine. Tammy, non si fa. È da maleducati. Va tutto bene. Oggi ho mangiato troppe cipolle. Che buone. Ne posso avere ancora?